E arriviamo alla seguente domanda. Il lavoro di Campbell riesce ad appianare le differenti posizioni di Jung e Freud riguardo all'inconscio collettivo? Ehi, quale fu la grande difficoltà? Bell è uno dei più importanti professori di filosofia del paese. Scusa. Marginali all'essere? Molto bene. C'è andato vicino. Però ora Campbell può puntare sulla ripetizione del mito dell'eroe in ogni tipo di cultura e dire: ehi, Sigmund! Ti piaccia o no, i caratteri di base sono sempre gli stessi, si ripetono. Chiedo scusa, mi scusi. Sto facendo lezione, giovanotto. Lo so, mi scusi, solo che Rory non puoi andare via così. Non dopo tutto quello che c'è stato tra noi. Te ne sei andata e basta, ero ancora a letto, non ci si comporta mica così. D'accordo, la prego di uscire. E io la prego di aspettare. Rory, io ti amo. Te lo ripeto, ti amo, quante volte te lo devo dire? Almeno rispondimi! Adesso basta, esca subito. Colin! Che stai facendo? Vattene! Adesso sta con me, lasciala perdere! Niente affatto! Non ti ama! Rory, digli che non lo ama! Ti lava tutto liscio fin quando non sei arrivato tu! Non è colpa mia se ti ha mollato! Giuro che ti ammazzo! Vorrei che ci provassi! Fermatevi! Anthony, chiama la sicurezza! Fermatevi, insomma! Che cosa state facendo? Signori, siete in un'aula! Va bene, adesso basta! Voi due smettetela! Rory Gilmore, lei dovrebbe vergognarsi di giocare in questo modo con questi due ragazzi. Avevano il loro orgoglio, avevano la loro dignità, insomma, avevano gli attributi. Per concludere, Gilmore, ridia loro gli attributi.